Salve a tutti ragazzi, e rieccoci qui con una nuova parte di Blood Omen 2. Chiaramente riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, ovvero in queste fogne. E se vi ricordate, nella scorsa parte avevamo esplorato una sezione di gioco che è chiamata la Città Bassa. Avevamo esplorato un sacco di aree e l'avevamo anche esplorata abbastanza bene. Abbiamo anche recuperato tutti i vari segreti e quindi ci siamo lasciati un'area, chiamiamola pulita, alle nostre spalle. Avevamo inoltre raccolto le informazioni necessarie che ci servivano per farci almeno un'idea di dove si trovava il covo dei Cabal. E in questa parte, grazie alle informazioni raccolte, scopriremo appunto dove si nascondono. Oltre a tutto questo, scopriremo anche chi è la mente dei Cabal, quindi chi è il loro capo. Ci sarà molto da discutere su questo fatto, però ho l'intenzione di parlarne nel momento più opportuno, tra non molto, chiaramente tra qualche minuto, quando raggiungeremo appunto il covo. Sei di qui. Una volta che usciamo dalle fogne, notiamo già una cosa di strano in questa zona, ovvero che ci sono dei cadaveri mutilati. La ragione di queste vittime la scopriremo tra non molto, e quindi sempre in questa parte scopriremo alcune informazioni necessarie per stilare, diciamo così, a livello di trama anche le varie alleanze, e inoltre scoprire un nuovo personaggio abbastanza interessante. Questo si tratta di un, se vogliamo, di un piccolo enigma per andare avanti. Bisogna, come abbiamo già visto, far cadere la cassa qui giù, azionare questa leva, ricordandoci però che è a tempo. Io non lo ricordavo, e quindi vedrete appunto che questa chiusa si stava appunto chiudendo. E quindi bisogna riazionare il meccanismo per far passare la cassa in modo tale da bloccare questa porta che insomma serve per far defluire l'acqua. Una volta azionato l'interruttore si aprirà, noi metteremo la cassa in modo tale appunto da bloccare la chiusura, e dopodiché dobbiamo tornare un po' indietro perché c'è una stanza che non avevo ancora visitato. Comunque adesso vedremo anche di cosa si tratta. Ecco qui, e una volta qui dentro semplicemente bisogna azionare questa leva, o meglio, girare questo meccanismo che farà defluire l'acqua e ci permetterà di oltrepassare questa zona. E qui assistiamo a una lotta tra amici. Non ho voluto intromettermi proprio perché si stavano uccidendo fra di loro, e quindi ho completato io il lavoro. Ho voluto anche utilizzare il salto, ma non è andato a buon fine. Go, go, go.
una volta ripulita questa zona, procediamo per di qua. Quale creatura si muove laggiù nelle tenebre? Fatti avanti e muori! E chiaramente ci attendono delle guardie Sarafan e bisogna fare molta attenzione perché appunto sappiamo già che se siamo in svantaggio numerico può essere davvero complicato per i Furi, quindi molta attenzione soprattutto quando è possibile recuperiamo la loro arma, perché appunto questa mazza chiodata che abbiamo recuperato dai banditi o dai briganti è praticamente inutile. Facciamoli fuori e raggiungiamo i piani alti di questa zona perché dobbiamo oltrepassare questo grande muro. Ecco qui, questa esatta zona era quella che dovevamo raggiungere proprio perché adesso possiamo scendere e raggiungere le altre guardie Sarafan. Attenzione a quello che si illumina perché essendo che è un nuovo nemico in confronto alle guardie normali che avevamo incontrato finora risulta essere un po' più forte. Chiaramente è inutile dire che la corazza di quella guardia in questione si illumina quando nei paraggi ci sono dei vampiri. Dovrebbe essere una corazza, se non ricordo male, alimentata dalla forza dei glifi, quindi sono riusciti a combinare le armature con appunto i glifi o la forza di questi glifi e rendere delle armature uniche. Ed è inoltre una caratteristica che pochi Sarafan hanno, proprio perché possiamo notare tranquillamente che le guardie comuni non hanno quel tipo di armatura, quindi bisogna raggiungere un certo rango per ottenere quell'armatura lì. Ecco, una volta qui dentro notiamo che è stato azionato l'allarme e c'è un piccolo trucchetto. Al posto di uccidere le prime due guardie Sarafan che incontriamo in questa zona e fuggire oltrepassando quella gratta che sta sulla destra di questo portone, eccola qua, se noi rimaniamo in questa zona usciranno alcuni Sarafan, quindi poiché appunto escono uno alla volta e una volta che saranno morti ne uscirà un altro, possiamo sfruttare a nostro vantaggio questo aspetto proprio per ucciderli e quindi potenziarci. E qui una scena epica. Adesso a breve vedrete anche che cosa è successo. L'ho voluta proprio lasciare perché appunto a mio avviso è troppo divertente questa scena e mi sono messo a ridere da solo quando la registravo, ma è proprio per questo motivo che l'ho voluta lasciare.
quindi ringraziamo anche il gioco e le sue immagini profonde. C'è comunque da dire una cosa, che quella guardia Sarafan in sé, noi la lasciamo in vita, la potremmo uccidere più avanti, e vi dirò anche dove. Fatto fuori questo nemico, non c'è nient'altro da fare qui. Bisogna semplicemente azionare quel marchingegno e andare nella nuova area, dove già da qui si intravede qualcosa di strano, e a breve, grazie a una piccola scena, scopriremo di cosa si tratta. Quale anima sventurata l'ardire di interrompere il mio pasto? Una che soffre la stessa sete e la stessa maledizione. Una voce dal passato. Allora è vero. Cain è di nuovo a Nosgoth. Come fai a conoscermi, creatura? Quanto mi piacerebbe ucciderti qui e ora. Purtroppo sono richiesto altrove. Buonanotte. Aspetta. Ok, incontriamo questo personaggio che dice di aver fretta, ma a breve vi farò vedere che in realtà ci attende. Un attimino, ed eccolo qua. Lui è lì che ci attende, perché appunto vedremo quando noi iniziamo a seguirlo, lui fugge. Comunque, ho l'intenzione di non anticipare nulla su di lui, lo vedremo un po' più avanti. Per ora concentriamoci su quello che stiamo vedendo, più che altro. E quindi c'è da dire che in quest'area bisogna, diciamo, sfamarci delle sue vittime, visto che lui ha fretta e non l'ha ancora fatto. Dopodiché, una volta fatto ciò, dobbiamo inseguirlo. È nettamente più veloce di noi, quindi non bisogna tentare di raggiungerlo per colpirlo, ma semplicemente è importante notare dove va, così possiamo raggiungere più facilmente la zona finale dell'incontro con questo tipo. Cosa abbiamo qui? Piace il mio operato, Kane. È stata una notte di banchetti. Vampiro, sei solo un rozzo macellaio. Con queste stragi annuncia a tutti la tua presenza. Ma non sono io a essere in pericolo, Kane. Sei tu. Allora tu servi Sarafa. Io servo soltanto me stesso. Ah, avevo dimenticato quanto detestavo il tuo tono arrogante. Sarà un piacere farti tacere per sempre. Ci rivedremo presto. Ok, una volta che abbiamo
attivato il checkpoint e ci troviamo in questa zona, ecco, se noi uccidiamo questo civile che sta davanti alla porta di questa biblioteca e la guardia Sarafan che abbiamo ucciso qualche minuto fa è ancora viva, praticamente verrà a guardare cosa è successo perché magari sentirà perché magari sente le voci del civile e quindi la possiamo uccidere se vogliamo anche silenziosamente. Però poiché io avevo fatto quel fail col salto, l'avevo ucciso in quell'altra occasione. Qui per andare avanti e raggiungere il covo di Cabal dobbiamo scoprire dove si trova il meccanismo che disattiva le barriere protettive. Ok, una volta raggiunta questa zona, diciamo che bisogna fare qualcosa, se vogliamo, di un po' impegnativo per raggiungere il meccanismo di cui vi parlavo che ci permetterà di disattivare le barriere. Innanzitutto abbiamo fatto cadere la cassa, dopodiché bisogna mettere la cassa stessa sotto questa passerella, dopodiché azionare l'acqua, quindi la cassa galleggerà. E una volta che la cassa sta galleggiando, rifacciamo uscire la passerella e ce la ritroveremo in questo esatto punto. Dopodiché semplicemente bisogna spingerla in modo tale da azionare un tasto. E una volta fatto tutto questo, troviamo il meccanismo. Azioniamo. Dobbiamo raggiungere quel locale chiamato Blue Lady. Dovremmo arrivare in quella zona lì, entrare e una volta fatto tutto questo bisognerà semplicemente scendere giù e incontreremo i Cabal. Quindi qui un po' mi stavo perdendo. Io vi lascio all'incontro, dopodiché ci sarà una storia e ci sentiremo un po' più avanti verso la fine della parte, quindi. Grazie.
Vorador, il sadico edonista della foresta di Termagend. L'avevo già incontrato prima di vederlo nel suo nuovo ruolo e sapevo che non dovevo fidarmi. Ah, certo. Chi se non il padre dei vampiri poteva guidare la resistenza? Sono onorato, Vorador. Non ti chiedo alcuna falsa cortesia, Kane. Siamo alleati solo per necessità. Comunque, benvenuto nel santuario. Non è maestoso come il tuo vecchio castello, ma suppongo che ti debba accontentare. Fa il suo dovere, ma c'è poco tempo. Il potere dei Sarafan cresce continuamente. Presto ogni nostro rifugio sarà distrutto. Siamo nuovamente vicini all'estinzione. È ciò che un tempo loro credevano. Ma gli hai dimostrato che sbagliavano. Hai creato una nuova razza, una cosa che non ho mai saputo fare. E io ho avuto la mia armata. Ora siamo divisi e moretti. Allora riscattati e crea altri tuoi simili. Per creare un vampiro serve tempo ed energia. Non ho le forze. No, come ti ha detto Uma, dobbiamo uccidere il signore dei Sarafan. Quando sarà morto i Sarafan crolleranno. Hai già fatto molto, Kane, e ti sei dimostrato il nostro migliore alleato. Dobbiamo pianificare l'attacco. Vorador! Che c'è? È successo il peggio. Perdonami, mio signore. Uma è stata presa. Presa? Come? Stava esplorando l'edificio principale del quartiere industriale, come volevi tu. Io ero fuori di guardia. Usando il sussurro, Uma mi disse che aveva trovato una cosa importante. Che cosa? Non lo so. Prima che riuscisse a dirmelo è stata scoperta da cavalieri Sarafan. Sono accorso in suo aiuto, ma c'erano guardie dappertutto. Non ce l'ho fatta. Ho sentito che l'avrebbero portata al castello Sarafan per l'esecuzione pubblica. No! Poi le guardie mi hanno raggiunto e ho dovuto fuggire. Perdono, mio signore. Ci servono le sue informazioni. Dobbiamo salvarla, Kane. Sì, naturalmente. Dunque devo salvarla, mio signore. Noi non possiamo avvicinarci al castello. Verremmo subito scoperti. Tu invece puoi nascondere la tua presenza. Però l'entrata principale del castello è troppo vigilata. Devi parlare col vescovo di Meridian. Un vescovo alleato con noi? La promessa dell'immortalità può essere molto invitante per un vescovo la cui fede nell'aldilà vacilla. Il vescovo conosce un'entrata segreta al castello Sarafan. Lo troverai nella città alta. Digli che ti ho mandato io e ti farà arrivare al castello. E se Uma è già morta quando la raggiungo? Allora porterà nella tomba ciò che ha scoperto e le nostre speranze. Ora va a Kane. Trova il vescovo. La vita di Uma è nelle tue mani. E anche le nostre. Amico. Sì, tu. Ti avverto. Ti conviene tornare a casa prima che puoi. Per le strade ci sono i vampiri. Il marito di mia sorella ha visto un uomo tutto dissanguato la settimana scorsa. E se non ti prendono i vampiri, le guardie Sarafan avranno sicuramente delle domande da fare a uno straniero che vaga in questa zona. Domande poco simpatiche. Ora va, svelto. Ok, la parte si conclude qui. Ci sentiamo prossimamente, dove vi farò anche un riassunto di ciò che è successo. E quindi ciao ciao!